decreto agosto pone fine a quelle che erano state le problematiche dal punto di vista finanziario del bilancio comunale, dovute ovviamente all'espunzione e incostituzionalità di alcune norme, piuttosto che a precisazioni di delibere della Corte dei Conti. Il decreto agosto, insomma, precisa tutte quelle che sono le problematiche dell'ente ed interviene ottemperando alla sentenza della Corte Costituzionale. Il Comune beneficia di un contributo a fondo perduto, un contributo straordinario che viene utilizzato per voci straordinarie. Questo bilancio prevede già da subito una novità positiva, e cioè che per l'annualità 2020 chiude il piano di disavanzo da piano di riequilibrio decennale. Negli anni, il piano di riequilibrio del 2013, il computo del disavanzo era di circa 110 milioni di euro, attestato dai commissari prefettizi. Negli anni è stato ripianato fino a giungere a un disavanzo di 46 milioni per il 2019. Bene, questi 46 milioni vengono ripianati interamente nel 2020. Questo comporterà la chiusura del piano di riequilibrio e la richiesta, subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, di una uscita anticipata dal piano di riequilibrio alla Corte dei Conti. Questo determinerà la caduta dei vincoli del piano.